Bene, buongiorno a tutti da Loredano Milani. Quest'oggi parleremo di long COVID, cioè i disturbi che il COVID acuto poi ci lascia a lungo termine. E di questi ne parleremo basandoci su delle linee guida molto recenti del primo del mese di febbraio di quest'anno, perché parliamo di cose certe, non di folle, di fantasia. Che cos'è il Covid? Riguarda le persone che sono state affette da Covid-19 e che continuano ad avere sintomi per oltre 4 settimane, quindi lunghi. E di sintomi ce ne sono tantissimi, non dobbiamo esaminare questa, l'ho solo mostrata per dire che ce ne sono stati descritti 50. Più importanti, mancanza di respiro, difficoltà a parlare a lungo, poi difficoltà di concentrazione, mal di testa che ci infastidisce, stanchezza, mi sento vuoto, mi sento esaurito, mi sento troppo stanco, ho dei dolori al torace, ho batticuore, quindi cose che possono anche preoccupare. Tutto questo poi ci porta a essere anche depressi, tristi, non riesco più a affrontare i problemi, senza contare che ci esistono anche delle cose meno gravi, come la malattia della pelle, ma pur sempre fastidiose. In questa costellazione di sintomi, come ce la caviamo? Chiediamo consiglio al nostro medico che ci aiuti a districarci. Questo ci valuterà, ricostruirà la nostra storia, come sono fatti i sintomi e cercherà di inquadrarci. Ci dirà anche che a volte i sintomi fluttuano, vanno, vengono. Ci visiterà come fanno tutti i medici, chiederà degli esami mirati, eventualmente ci manderà da uno specialista. E chi sono questi specialisti? Generalmente si andrà in cardiologia, dal pneumologo, dal neurologo o dallo psichiatra anche, e anche in riabilitazione. Spenderei un attimo una parola sul fatto che la riabilitazione in questi casi è molto importante. È molto importante perché una ripresa riabilitativa, corretta respirazione e postura ci fa migliorare nettamente e ci farà avere una vita migliore.